Allora, concludiamo con a questo punto la risposta dell'autorità sulle questioni che abbiamo No, posto. ma come dire, risposta molto semplice, poi è tardi e comunque vi ringrazio per l'invito perché è stata una bellissima discussione e spero che ce ne saranno altre, anzi magari diciamo pezzetto per pezzetto, perché come diceva giustamente Antonio poco fa, ci sono tanti indizi, uno o più colpevoli. Tutte cose collegate, ma conviene affrontarle. No, il tema semplicemente per dire sul discorso di Facebook e di Google, e questo però è importante dirlo qua ai giornalisti, perché come autorità, lasciatemi dire, quando noi nei luoghi in cui i poteri ce li abbiamo facciamo delle cose, c'è una reazione dei giornalisti, non della FNSI, ma dei giornalisti all'attentato alla libertà. Per citare Francesco, io ho insistito per 2 anni in autorità a chiedere che si registrassero, non farò i nomi, alcune trasmissioni televisive. Non li faccio solo perché siamo in par condicio, dopo la par condicio vi dico tutte le notizie. Alcune trasmissioni televisive, le quali quotidianamente danno una rappresentazione dei migranti, della migrazione, di pericoli inesistenti, capannelli finti. Sovraimpressione testi e così via, che io penso un'autorità per le garanzie delle comunicazioni quantomeno doveva fare quello che ha fatto, cioè fare un atto di indirizzo a Radio TV per dire non è questo il modo di trattare il tema dei migranti, ma semplicemente perché c'è l'articolo 10 della Costituzione, perché c'è la legge 28.000, eccetera, eccetera. In quel caso, io personalmente poi nel mio sito Facebook, eccetera, sono stato aggredito perché mi permettevo, non essendo eletto, di intervenire su queste cose e peraltro, diciamo, chi è l'autorità, che in quel caso ha una legge che la obbliga a fare queste cose, per dire queste cose. Quindi figuriamoci interventi come quelli di cui abbiamo discusso nei confronti di Facebook e Google, rispetto ai quali io poteri assolutamente non ne ho. Vi faccio un esempio. Noi abbiamo come obbligo quello di definire, vi ricordate il SIC, Sistema Integrato delle Comunicazioni. Noi ogni anno dobbiamo raccogliere tutto il fatturato per capire quanto è il SIC, per capire se ci sono posizioni dominanti sul SIC. Bene, noi 2 anni fa, per la prima volta, abbiamo chiesto a Google e Facebook di darci dati sulla raccolta pubblicitaria in Italia attraverso quelle piattaforme. Siccome nella norma non c'è esattamente scritto che il SIC riguarda tantissime cose, non è detto che riguardi internet, c'è stato un ricorso al TAR. Devo dire, le due società hanno comunque prodotto i dati in via prima con richieste di confidenzialità, non li abbiamo comunque pubblicati, c'è stato un ricorso al TAR, il TAR si è rivolto alla Corte di Giustizia, facendo dei quesiti, la Corte di Giustizia l'ha restituito dopo 1 anno e mezzo le carte al TAR e aspetteremo questo. Il dato italiano è significativo, siamo circa 2 miliardi, il nostro dato è comunque sottostimato perché ci viene dato il dato di ciò che è fatturato in Italia e non il dato di ciò che è pubblicizzato in Italia ma fatturato estero su estero. Però questo è un piccolo esempio per dire che la strada è quella dell'aggiornamento, ma ovviamente per fare delle cose dobbiamo anche evitare di fare degli errori come autorità, e cioè di prendere iniziative e fare azioni che non hanno delle chiare coperture. Allora la questione, per questo dicevo, non è che ha fatto tutto Facebook e Google. Io personalmente ho incontrato 2 volte il numero 2 di Facebook già 2 anni fa, dicendogli se voi volete fare tutte queste iniziative di autoregolazione ed essere convincenti, dovete avere un soggetto terzo che certifica che quello che fate, che quello che dite, che quello che dichiarate è vero. Io non voglio entrare nella regolazione dei contenuti e non me lo sogno assolutamente, ma che ci sia un soggetto, dopodiché io mi fido benissimo dei soggetti terzi che scelgono loro, ma il tentativo è di avere un soggetto terzo che dialoga, che porta le istanze di vari stakeholders. Ma perché questo? Questo diciamo è perché Michele è talmente veloce che noi abbiamo cominciato a fare i 10.000 metri e lui è partito dai blocchi, no? Nei 10.000 metri non si parte dai blocchi, no? Perché? Perché il concetto è: io apro un tavolo che, tra l'altro, nel modo in cui l'abbiamo aperto, nelle cose che stiamo dicendo, è un po' più avanzato di quello che c'è all'estero, anche proprio nel fatto che nel tavolo abbiamo coinvolto tutti questi stakeholders.
noi porteremo queste vostre istanze, anzi personalmente sono anche le mie e Michele lo sa, cioè, ma io non le, magari io mi fermo un po' prima di te, cioè tu dici io voglio sapere, io non dico che lo devi sapere tu, però che lo debba sapere almeno l'autorità, ok? E quindi almeno su questo, se le risposte sono negative e quindi c'è un insuccesso, allora l'autorità potrà dire, ed è tutta sua intenzione, al prossimo Parlamento, io ho provato con l'autoregolazione, io ho provato con la soft regulation, io ho provato col confronto con gli stakeholders, c'è un rifiuto non ad essere regolati, ma ripeto, insisto su questo, a farmi vedere, quindi il concetto della trasparenza, che cosa succede. E allora perché se tu dici che sei disposto a migliorare il sistema non sei trasparente? E quindi diciamo questa iniziativa ha esattamente questo scopo qua. Sulle questioni dell'autoregolazione, effettivamente 2 anni che le discutiamo con loro anche a livello internazionale in modo più riservato, attenzione agli effetti, loro si sono un po' fermati anche per questo, cioè attenzione agli effetti controproducenti. Se io metto un bollino che è certificata una notizia, siccome questo bollino è successivo ad una istanza che viene da qualcuno che l'ha letto, significa che la percentuale di quello che è bollinato è infinitesima rispetto a tutto quello che c'è nella rete. Quindi io ottengo 2 effetti, che se non trovo il bollino non significa che è falso, ma non significa neanche che è vero. E se sono convinto invece che quella notizia è vera nonostante sia falsa, il fatto che io trovi il bollino semplicemente mi convince ancora di più che c'è un disegno dei grandi poteri forti e dei complotti che mi dimostra che quella cosa è falsa. Cioè anche la questione, diciamo, del fact checking affidato a soggetti terzi, personalmente per me non è la soluzione, cioè è una soluzione se è associata all'education, cioè se a furia di dire fact checking, le persone hanno il sospetto, non il sospetto in senso negativo, ma diciamo l'analisi critica, che quello che vede un attimo, diciamo così, prova di informarsi. Ultimo punto, non trovate, io insisto, anzi mi dispiace perché ieri non c'ero, che è uscito un comunicato stampa, credo, con la parola par condicio a proposito di questa cosa dell'autorità. Io ho insistito tantissimo perché non ci sia, insieme ai miei colleghi, la parola fake news nel nostro tavolo, non la trovate, perché il tema non è quello, noi lo chiamiamo strategie di disinformazione online, che è una cosa più complicata, più complessa, più come dire, lunga nel tempo, significativa nella dimensione, più cross-mediale, ed è una roba appunto legata al suo libro che è molto divertente e vi invito a leggere. L'altra questione che lui ha affrontato, è giusto dirla qua però, e mi piace questa iniziativa, però qua vi prego, sto parlando da cittadino, però quando, visto che l'ha detto lui, fatemi citare lui, quando io vedo 3 giornali nazionali che scrivono che gli africani portano la malaria, ecco, su questo ci dovrebbe essere un'indignazione vostra. L'associazione Carta di Roma 2 anni fa ha rivelato che in Italia le persone pensano che ci sia più del 23%, mi sembra, dei migranti irregolari, quindi siamo all'8-9, 8-2, ecco, meno male Michele sapeva il dato esatto, io lo stavo ricordando così faticosamente. Questo incide, secondo me, sul vincitore delle prossime elezioni, un po' più delle agenzie russe, di Sputnik e compagnia, perdonate. Una domanda sul filo di lana al volo? Scusate un attimo. Io ho seguito il dibattito sia stamattina che oggi e mi sembra che in realtà si stia parlando, specialmente rispetto a Facebook e Google, di interventi che sanno un po' di ortopedia, d'accordo? Cioè di mettere a posto qualche dettaglio, qualche cosuccia. Allora io sono un info, mi occupo di rete dalla prima ora, d'accordo, dal 93. Prima di Facebook e Google c'erano altre cose, c'erano MySpace, c'era Altavista, se ve la ricordate, ed era Digital, la seconda compagnia informatica del mondo ad averla fatta, e sono sparite. Per cui questa dogma dell'inviolabilità di Facebook e Google, francamente, non appartiene alla storia della rete, prima di tutto. E soprattutto io non riesco a chiedermi perché su questioni cruciali come
la democrazia e la circolazione di informazioni, perché di questo stiamo parlando, l'Unione Europea non faccia, non si muova su questioni alternative. Ora io mi domando, 100 milioni di euro l'anno per 27 paesi fanno un investimento da 2,7 miliardi di euro l'anno per darsi un'alternativa su motori di ricerca e social network, scimmiottando semplicemente l'India, perché l'India ha rifiutato l'elemosina di Facebook, se ricordate, un paio d'anni fa. Zuckerberg diceva: vi do l'accesso però solo a Facebook. L'India ha detto no grazie. Allora, perché c'è una sudditanza culturale da parte dell'Europa verso questi big player a sacrificio della democrazia? Cioè, noi abbiamo bisogno di un sistema di circolazione dell'informazione che sia europeo sostanzialmente per problemi di carattere sia di democrazia, perché la nostra democrazia non può venire essere decisa a Palo Alto, d'accordo, da quello che probabilmente si proporrà come prossimo presidente degli Stati Uniti nel 2020, forse, cioè Zuckerberg, e anche di difesa di culturale e degli stili di vita. Io questo fatto che l'Europa non reagisca e tenti a cordicchi, strotignacoli, c'è ortopedia, cioè c'ho un osso rotto, allora lo mettiamo a posto, cioè, francamente non riesco a capirlo. Grazie. Ci diamo del tu. Hai detto due cose in contraddizione. La prima, che tu hai detto, è esattamente l'argomento che usano le piattaforme per evitare qualunque forma di regolamentazione. Cioè, le piattaforme dicono: una volta c'era Altavista, poi è venuto Yahoo, poi è venuto Google, e Google dice: innovation is a click away. Non c'è niente di specifico, di dominante, di irreversibile rispetto ad un processo di imitazione. Oggi c'è Facebook, domani con lo stesso principio ci può essere un altro soggetto. Ora, questo è un argomento di cui si discute a livello soprattutto antitrust, quindi non userei Altavista come esempio, perché è esattamente l'argomento dell'assenza della regolazione. Il problema, secondo me, lo accennava prima l'informatico. Che è andato via, e cioè è vero che a livello europeo il problema, che non è affrontato secondo me bene, è che abbiamo l'aggiornamento della e-privacy, l'aggiornamento della direttiva dell'e-commerce, l'aggiornamento del mercato del single market europeo, l'aggiornamento del copyright, cioè prendiamo tutte le vecchie direttive settoriali e cerchiamo di aggiornarle nelle cose online, con delle contraddizioni interne mostruose. Anziché dire, riflettiamo sul fatto se il vantaggio competitivo attraverso la profilazione degli algoritmi e dei dati di queste piattaforme è tale da generare, da aver generato a livello globale dei soggetti che invece sono isolati dalla sfida innovativa e competitiva. Quindi sono dei soggetti dominanti, essendo soggetti dominanti li regoliamo e cerchiamo di porci le domande: quale regolazione, come e perché, ma non del contenuto, ma proprio regolazione della piattaforma. Questa è una possibile domanda. E finiamo qua. Grazie a tutti, grazie ai relatori, grazie a voi. A presto.